Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Floriana e prima di iniziare voglio ringraziare tutti i nuovi iscritti, grazie, 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 siete fantastici, ci stiamo avvicinando ai 1000 iscritti, che bello, sono contenta, grazie. Allora, oggi voglio realizzare un make-up grazie a un video che ho visto qui su YouTube. Io vi straconsiglio di seguire questa ragazza, si chiama Viola e il suo canale si chiama, aspettate che me lo sono scritto, Caramel Makeup. È bravissima, proprio è bravissima questa ragazza a truccarsi, quindi seguitela perché io adesso farò una brutta copia, quindi un'imitazione del suo video. E imiterò il make-up che ha realizzato lei, ma voi, per essere più precisi, per poterlo realizzare meglio, andate a vedere il suo canale. Quindi si chiama Caramel Makeup. Si chiama Viola la ragazza, credo che si chiami così. Quindi andate da lei e lo vedete bene. Io, ripeto, faccio la brutta copia, la sua brutta imitazione. Quindi partiamo subito. Praticamente questo make-up serve per chi ha il problema della palpebra cadente, oppure gli occhi un po' gonfi, oppure semplicemente per allargare il nostro sguardo, i nostri occhi, vogliamo renderli più uno sguardo più aperto. Ok, quindi partiamo subito. Allora, in pratica serve solamente una matita nera. Lei ha utilizzato la matita nera, ma consigliava anche, cioè, se non vogliamo, possiamo utilizzare anche la matita marrone, ma matita di qualsiasi altro colore. Lei ha realizzato con la matita nera perché è la matita più comune che abbiamo un po' tutti, e quindi diceva appunto è la matita che è facile che abbiamo tutti in casa, e quindi l'ha realizzato con la matita nera. E quindi io, visto che voglio fare la sua imitazione al 100%, utilizzerò anch'io la matita nera. Allora, ho preparato già, ho fatto la base, ho fatto naturalmente la mia skincare, poi ho messo il fondotinta leggero, un pochino di cipria, ho sistemato le sopracciglia e sono a posto. Ecco, per quanto riguarda la base, all'attacco mi sono munita di specchietto, matita nera, io in questo caso ho quella lì retraibile, quella che non si tempera. Se avete quelle che si temperano, è importante temperarle sempre, in ogni utilizzo che si fa si devono sempre temperare perché altrimenti non verrà bene il make-up. Allora, partiamo subito. Lei ha fatto così, ha cominciato quindi dalla parte qui, io guardo lo specchietto dell'occhio là, quindi è andata verso l'alto, poi ha segnato un po' qui accanto le ciglia, quindi la disegnate così, poi è andata a salire fino a questa parte, vedete qua, così. Quindi non vi preoccupate perché adesso andrà tutto sfumato. Ecco questa parte qui. Dobbiamo continuare qui, seguire la linea dell'occhio. Ok. Andare più su possibile qua, nel bordo. Ok. Adesso prendiamo un pennello a lingua di gatto, le consigliavo di prendere un pennello piccolino a lingua di gatto come questo, e con questo noi andremo a sfumare in questo modo. Andiamo a sfumare per bene. Ok, così in questo modo diventerà una sorta di ombretto, oltre appunto ad allargare lo sguardo. Quindi andiamo a sfumare bene. Sfumiamo, sfumiamo grazie al pennello a lingua di gatto. Lei ha consigliato questo pennello e io ho preso quello. Un pennello a lingua di gatto. Allora, sfumiamolo bene. Naturalmente farò la stessa cosa anche nell'altro occhio. Ci vediamo tra un secondo. Allora, fatto anche nell'altro occhio. Adesso prendiamo un pennello, questo qua tondo, per fare proprio specifico per le sfumature, e andiamo a sfumare ancora di più la nostra matita barra ombretto, perché in questo momento è diventato un ombretto la nostra matita. Quindi andiamo a sfumare verso l'interno. Credo che era così, verso l'interno. Non mi sto guardando più lo specchietto, ho dimenticato di avvicinarmi allo specchietto, altrimenti non mi vedo bene. Ok, quindi sfumiamolo bene verso l'interno.
A questo punto, dopo averlo sfumato per bene, dobbiamo prendere un colore più chiaro per illuminare un po' lo sguardo. E in pratica io sto prendendo questo qua, di questo duo che io, voi usate quello che avete naturalmente, il più chiaro. Ora, quasi quasi userò questo più brillantinoso, più luccicoso. Ecco, con il dito stesso lo applichiamo qui al centro del nostro occhio, in modo tale da dare più luminosità. Benissimo. Ora riguardo nello specchietto perché mi dimentico sempre di guardarmi allo specchietto per vedere meglio. Ok, più da vicino. Ok, si vede? Penso di sì, rispondetemi. Rispondetemi in diretta. Ok, perfetto. Adesso dobbiamo procedere con il segnare un po' la matita. Aspettate che la prendo, ci vediamo tra un secondo. Allora, riprendiamo la matita nera e la passiamo dove noi abbiamo messo questa matita qui, l'abbiamo sfumata per accentuarla un po' di più. Quindi in questo modo, aspettate che la riapro. Ok, così la ripassiamo leggermente in modo tale da accentuare, ecco, un po' di più la matita che abbiamo messo, e poi passiamo questa matita all'interno dell'occhio, qui proprio all'interno dell'occhio passeremo la matita. Ok, stessa cosa nell'altro occhio. Poi con un pennellino piccolino andremo a sfumarla. Così, pennellino piccolino, vado a sfumarla. Poi un altro passaggio da fare è prendere con l'aiuto di un pennellino, in questo caso quello lì fatto così, l'angolare, prendere e prelevare un po' di ombretto nero e metterlo tipo come se fosse una matita, passarlo come se fosse una matita. Adesso lo vado a prendere, però io in questo caso proprio nero non ce l'ho. Allora vi prendo quello lì grigio scuro che somiglia molto al nero, è proprio scuro. Quindi prendo un pochino di questo, però lei consigliava di utilizzare quello nero per farlo proprio per far diciamo diventare come un eyeliner, come una matita, e quindi si passa qua sopra, proprio a posto della matita. E così la stessa cosa dall'altra parte, quindi ripasso e vado qua a segnare come se fosse appunto una matita. Bello, mi piace questo make-up. Brava Viola! Adesso andiamo a mettere sempre un pochino di punto luce qui in alto. Ok. Sempre per allargare un po' di più lo sguardo. Ta-ta! Guardate lo sguardo come si è allargato. Ok, adesso vado di mascara. Io in questo caso ho questo qua, volume curvi. Mi metto il mascara dappertutto. Vado di mascara e poi finisco con il rossetto. Allora, passate il mascara, adesso vado di matita nude, perché dato che abbiamo già gli occhi abbastanza, il colore abbastanza acceso, lei consigliava giustamente una matita un po' più leggera, perché altrimenti, insomma, facciamo un pasticcio come colori. Quindi passo la mia matita nude. Ok, e poi sopra potrei anche fare così, già se ho le labbra colorate, ma io sopra voglio mettere, questa è una cosa diciamo che sto aggiungendo io, questo balsamo labbra colorato, leggermente colorato di rosa chiaro chiaro chiaro. Ok, proprio chiarissimo. E questo è il risultato finale. Lei ha realizzato questo make-up con due colori, ha fatto un occhio con questo colore e un occhio con un altro, l'ha truccato in un altro colore. Io l'ho fatto tutto in un unico colore perché devo uscire, così sono pronta già per uscire. Ok, spero che vi sia piaciuta questa mia imitazione di Viola e vi ricordo quindi di seguirla se vi fa piacere perché è bravissima, io ve lo consiglio, se vi piace truccarvi naturalmente ve lo consiglio. Adesso sono pronta, mi metto la giacca, le scarpe e vado a fare la spesa. Eccomi qua, sono andata a fare la spesa, indovinate dove sono andata?
all'Eurospin, devo fare pagare dall'Eurospin, è la pubblicità che vi faccio, devo fare pagare. Scherzo, naturalmente. Allora, cosa ho preso? Un paio di buste, non è una piccola spesa. Allora, un mazzo di prezzemolo mi serve oggi perché devo fare il pesce. Poi ho preso dei piccoli panini, questi qua, piccoli piccoli, questi morbidi, che insomma, se li utilizzerò, li mangeremo stasera, altrimenti li vado a congelare. Poi ho voluto prendere questo caciocavallo, questo qua, questo formaggio caciocavallo grattugiato, 100 grammi. Non vi dico i prezzi perché vado di fretta e quindi dovrei andare a cercare lo scontrino e quindi non ve li posso dire. Però qualcosa che mi ricordo al volo ve lo dico. Per esempio, ho preso questi biscotti digestive, questi erano in offerta, 99 centesimi, scusate i rumori perché passano le moto nel frattempo e fanno dei rumori. Poi ho preso questi qua, erano alla cassa, frutti di bosco, queste caramelle gommose, super buone. Poi ho preso un po' di aglio, ecco questo mazzetto di aglio, la farina 00 per fare i dolci, o noi non solo, serve anche per infarinare insomma alcune cose. Cosa altro c'è qua? Ah, due o tre. Tre di pomodoro, questo qua per farlo in insalata, come si chiama cuore di bue. Credo che si chiami cuore di bue, sì, sembra di sì. E questa è la prima busta. Ok, poi vediamo un po'. Lo metto a posto. E poi di lattuga, questa qua. Aspettate, ve la faccio vedere. Quella, la lattuga romano dovrebbe essere. O iceberg, no, iceberg, scusate. Iceberg, ho preso questa qui. Una di questa, faccio una bella insalatona. L'altra busta, aspettate che ve le prendo sotto sotto, eccola. L'altra busta, cosa ho preso? Ho preso questi qua, è la prima volta che li prendo. Questo tipo di pasta qua, i garganelli. Questa linea qua di pasta, se non sbaglio, insomma, c'è anche una marca famosa che adesso non mi ricordo quale e li fa pure, sono proprio buone. Questa è tipo pasta fresca all'uovo. Quindi ho preso queste e poi ho preso questo lacerto a fettine sottili perché a me piace sottili. Questa carne qua, molto sottile. Poi ho preso questi qua che sarebbero le alici. Erano in offerta e li ho presi. Quindi questo è il pesce che dovrò fare oggi. Poi ho preso questo qua, filetti di merluzzo, questi qua nelle parti congelati, che adesso scappo subito a casa, così li vado a mettere in freezer. E questa è la spesa di oggi, piccola spesa. Poi sono passata da un altro supermercato nel frattempo è volata una foglia di lattuga, al Penny. Ho preso due cose al volo, le faccio vedere velocemente, così scappo a casa. Allora, il Penny cosa ho preso? Ho preso queste qua. Queste qui, tipo ciabatte gloss, ecco qua il gloss, eccole qui, sono rosa e le ho prese. Poi ho preso sempre lì al Penny questi due spazzolini per i denti, uno rosa e uno celeste. E i guanti, questi felpati, insomma, per lavare i piatti. E questo è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Mettetemi tanti like di supporto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così raggiungiamo presto i 1000 iscritti. Grazie ancora, al prossimo video. Ciao!